Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono LB Makeup Love. Qual è il prodotto che in questo periodo se ne sta parlando veramente tantissimo? Dietro questo prodotto c'è un hype assurdo, ovvero lui. Il My Push Up Toy Primer Ciglia di Diego Della Palma è super virale per via appunto della sua colorazione, perché qui non abbiamo il classico primer ciglia bianco trasparente, ma è di questa colorazione blu elettrico che mi fa impazzire. Infatti questo primer può essere utilizzato anche come mascara colorato, che cioè, mi fa impazzire davvero questa colorazione. Io ce l'ho da domenica, in parecchi siti è sold out. Io l'ho acquistato da Douglas, che era sold out fino alla settimana scorsa, poi venerdì l'hanno rimesso disponibile. C'è ancora, se vi interessa, passa anche con i vari sconti che mette a disposizione Douglas. Vi dico che ormai sono già 2 giorni che lo sto testando, l'ho provato da solo come mascara colorato, come appunto primer, sia con il mascara sempre di Diego Della Palma, con altri mascara, e quindi più o meno, anche se sono 48 ore che lo sto utilizzando, però bene o male mi sono fatta già un'idea precisa di questo prodottino. Quindi vale tutto l'hype che ha o meno, ve lo dirò nel corso del video quando appunto ve lo farò vedere all'azione, ma prima qui dobbiamo dare una bella sistemata a questo faccino. In occasione vi farò vedere anche qualche prodottino che ho acquistato nell'ultimo periodo, uno dei tanti prodottini, perché avevo detto che non dovevo acquistare nulla, ma già ho fatto un altro ordine su Sephora. Alla fine l'ho acquistata la colorazione dei blush liquidi di Rare Beauty, la colorazione Fate, quel color viola borgogna, cioè come potevo lasciarlo lì. E poi ho acquistato lo stick per bronzer di Sephora Collection. Ora, io l'ordine l'ho fatto domenica, oggi è martedì, però ancora risulta in preparazione. Spero che non mi vanno ad annullare l'ordine, perché adesso c'è una novità da Sephora. Quando vai a selezionare i campioncini, in quel momento ok, te lo accetta, però poi quando vanno a preparare il pacco, cioè cosa assurda, se quei campioncini che tu hai selezionato non ci sono, non sono disponibili, ti annullano tutto l'ordine. Vi sembra normale questa cosa? A me assolutamente no. Però vabbè, a parte questo, spero che fino a venerdì mi arriva, così poi domenica non credo, però la prossima settimana ve li faccio vedere all'azione. Ora vado ad applicare subito il primer, questo qui di Nabla, Angel Aura, che anche lui siamo arrivati al termine, che voglio riacquistarlo, però sinceramente, come vi ho già detto anche in un altro video, avendo tanti primer aperti, non lo so. Quello di Elf, la colorazione numero 2, purtroppo mi si è rotta la bottiglia, e quell'ultimo goccio che c'era, quelle 3 o 4 applicazioni, niente, quindi l'ho riacquistato. Quindi vi dico che ho fatto danni anche a livello di backup. Allora, come correttore aranciato vado ad utilizzare questo qui di Wycon, che sinceramente non mi piace, però lo voglio terminare. Non ce n'è tantissimo, quindi voglio portarlo a termine. Ho finito tanti tanti prodotti. Anzi, vi chiedo, vi interessa, perché visto che quando vi ho girato video e li ho pubblicati sul progetto smaltimento, visto che non tanto in interessa, quindi siccome ho finito tanti prodotti e comunque sto portando avanti appunto il progetto di smaltimento, volevo capire, vi interessa un aggiornamento, cosa ho inserito, cosa ho tolto o meno, non mi interessa un video del genere, perché altrimenti inutile che lo registro. Allora, guardate, è sottilissimo questo correttore, però per me il correttore pescato aranciato è tipo questo qui di Rimmel. Cioè, guardate, questo è veramente tanto tanto aranciato. Invece questo, non più che altro giallino, però lo devo finire. Visto che qui siamo in tema Diego Della Palma, perché vi farò vedere, non è una novità, però per me sì, lo stick per il contour di appunto di Diego Della Palma, allora cerco di utilizzare più prodotti possibili che ho attualmente di Diego. Quindi vado ad utilizzare il fondotinta, il Nudissimo Glow, colorazione 254C, che allora, come fondotinta è
bello l'effetto, però l'unica cosa, mamma mia, puzza di noci. Non so se c'è qualcuno di voi che ha questo fondotinta e può confermare la stessa cosa, o se è soltanto a me che dà questo, questo problema, perché è veramente forte. È tipo l'odore di quello di Clinique Leave & Better, quello bellissimo come fondotinta, ma a livello di profumazione, mamma mia, orrenda. Super glow. Come correttore vado ad utilizzare questo qui di Mesauda, il Pro Light Concealer colorazione W20, che poi vi dico non è proprio questa la colorazione. Avevo un altro po' della colorazione, quella diciamo estiva, sono stati aperti più o meno nello stesso periodo e quindi li ho un po' miscelati, perché purtroppo la colorazione W20 che avevo acquistato da Pinalli un po' di tempo fa, dagli swatches sembrava abbastanza diciamo idonea per la mia pelle, per il mio colore di pelle, invece era veramente troppo chiara, quindi poi ho acquistato quella più scura, quindi ho messo tutto insieme. Oddio, cade tutto senza che tengo troppi prodotti davanti. Anzi, vi faccio una domanda. Io vi ricordate che vi avevo detto che dovevo fare un bel po' un decluttering come si deve, però poi avevo iniziato a farlo, poi non l'ho fatto più perché poi è successo il discorso della gamba con il gesso, non riuscivo poi a stare troppo tempo in piedi lì a fare decluttering, quindi vabbè, in poche parole ho lasciato stare, quindi non l'ho fatto più. Vi interessa un video, una serie di video con questo mega decluttering che devo fare? Perché altrimenti no, me lo faccio diciamo per fatti miei, perché purtroppo per molti sembra facile, accendi la macchina fotografica e ti metti a fare il decluttering, no, però quando ci sono, si fanno video decluttering, credetemi che veramente ci vuole più il triplo del tempo, perché non è che registri tutto il decluttering, non basterebbe, cioè sarebbe almeno 8-9 ore, quindi se li attacchi e stacchi con le clip con la macchina fotografica, quindi si perde tantissimo tempo. Quindi io ormai in un anno e mezzo che ho questo canale avrò girato video su decluttering 2 volte e li ho sempre divisi per categoria. Quindi per quello, un'altra motivazione perché ve lo sto chiedendo, perché se non vi interessa lo faccio con calma domenica, se invece vi interessa magari un giorno faccio il cassetto dei fondotinta, un altro giorno delle palette, quindi fatemi sapere. Ma è troppo bello questo correttore, a me personalmente piace, su contorno occhi secco ottimo, spero che non lo toglieranno mai, perché se lo tolgono, come sempre, ogni volta che ti piace qualcosa puntualmente poi non lo fanno più. Ecco, mi sono dimenticata, io ho acquistato anche l'altra colorazione del correttore di Nulac, magari ve lo faccio vedere nel prossimo video, 2R, potevo utilizzarlo, vabbè, ve lo faccio vedere comunque swatchato se vi interessa. Questa è il 2R, cioè dovrebbe essere sottotono rosato, invece no, non è rosato assolutamente, è più neutra. E questa è la colorazione, la 3Y, quindi se vi interessa, perché so che molte mi hanno chiesto sia sotto il video appunto di dove ho fatto la full face con le novità, che anche su Instagram mi hanno chiesto le colorazioni, quindi due ce le ho e vanno benissimo. Allora, il 2 va più a illuminare, il 3 è diciamo è perfetto, cioè il colore della mia stessa pelle, però mixati sono top. Allora, passiamo appunto a questo stick per il contour di Diego Della Palma. Allora, questo qua è uscito, se non erro, a fine 2022 e mi ha sempre attirato come prodotto, però non l'ho mai acquistato, per il prezzo costa 26 euro 4 grammi.
Un mesetto fa su Douglas lo trovai quasi scontato al 50%, più i vari sconti, mi venne intorno ai 12-13 euro. Allora, se già dicevo 4 grammi è veramente pochissimo, 26 euro, quando mi è arrivato a casa, che poi io l'ho pagato, ripeto, a più meno del 50%, mi vedo questa cosa così piccina. Togli il tappo, ancora più piccolo. L'ho utilizzato ad oggi soltanto una volta. Faccio uscire tutto il prodotto ed è ancora mini, mini, mini. Ok, va bene che è un ottimo prodotto, valido quello che è, però 4 grammi, 4 grammi di prodotto, 26 euro, una cosa così mini. Cioè, questa è una cosa sì bella, per carità, merita tutto l'hype che ha, però il prezzo secondo me doveva un po' abbassarlo, è troppo esagerato. È molto a livello di formula, è davvero super burrosa, costa troppo. Pennello. Ovviamente sembrerà assurdo che ho detto costa tanto. Allora, io faccio sempre il paragone prezzo-quantità, perché è chiaro, io ho anche bronzer che costano 50 euro, tipo Charlotte Tilbury, ma lì abbiamo 21 grammi di prodotto per un costo di 55 euro. Cioè, se facciamo più o meno paragoniamo quantità a prezzo, questo qui viene più di Charlotte Tilbury, perché 20 grammi, qui 4 grammi, 26 euro per 3, già arriviamo a 75 euro, e già 75 euro siamo su 12 grammi, quindi cioè, viene a costare più o meno la quantità di Charlotte Tilbury 100 euro. Anche no, cioè, boh. E ho visto che hanno fatto anche dei blush della stessa linea e anche l'illuminante. Blush, l'ambulanza, perdonatemi. Passata, sì. Allora, ci sono alcune colorazioni carine dei blush, però sempre stesso discorso, cioè, quel prezzo mi prendo Rare Beauty. Adesso il 26 esce su Sephora, House Lab, brand di Lady Gaga, che avevo detto che non volevo acquistare nulla perché non mi attirava nulla. Però poi sono uscite le nuove colorazioni di blush e c'è proprio quel colore che cercavo. Vabbè, io cerco sempre tutto, quel color viola borgogna, e quindi il 26 prevedo già un altro danno. Volevo prendere anche, vi ricordate che vi avevo detto nell'ultimo video che cercavo un non l'ultimo, penultimo, un bel bronzer neutro freddo, quindi diciamo più che altro un contour in polvere, e vi avevo chiesto così, nessuno mi ha risposto. Però a parte questo, l'ho trovato, ho preso uno economico, ma ve lo farò vedere poi prossimamente, che farò una full face con prodotti low cost, prodotti che nessuno li calcola, di Evelyn. L'avevo preso così in offerta, 8 euro, 9 euro, ma non ci speravo più di tanto, e invece, cioè, è bellissimo, una polvere sottilissima. Poi, nonostante è un bronzer, ha una colorazione piuttosto freddina, quindi ottima per fare contour, quindi non lo prendo più il bronzer, mi basta quello che ho. Comunque, questo è lo stick di Diego Della Palma, per carità si sfuma benissimo, è veramente burroso. A livello di durata non vi so dire più di tanto, perché questa è la seconda volta che lo utilizzo. La prima volta che l'ho utilizzato è giusto per farci il video, un'oretta, un'oretta e mezza, e poi mi sono struccata. Quindi oggi che tengo il make-up tutta la giornata, poi magari vi aggiornerò. Però, ripeto, secondo me è troppo esagerato il costo per la quantità di prodotto. Come blush che vado ad utilizzare, vado con Rare Beauty, perché questo qui l'ho inserito nel progetto smaltimento, è un anno che ce l'ho, e il POW è di 6 mesi. Però la formula è ancora buona, lo vado ad utilizzare, ma non ce n'è tanto. Secondo me 4-5 applicazioni ed è finito, perché vedo proprio che prende
diciamo poco prodotto, per prendere una buona quantità devo proprio andare a pulire intorno. Ma questa colorazione, nonostante io ami Real Beauty, non acquisterò più, perché io ho preso anche l'altra colorazione, non mi ricordo come si chiama, Furt, una cosa del genere, che più o meno è identico, solo che questo è nella versione matte e quello nella versione luminosa. Oddio, non è proprio tanto tanto luminosa, però non ha senso, cioè. Poi ho preso, per fare un video che mi avevano richiesto, dupe di quella colorazione, ho acquistato un'altra colorazione dei blush liquidi di Makeup Revolution, i blush bombo, una cosa del genere, che ve l'avevo fatto vedere nella colorazione, quella malva. E vi dico che la colorazione nude è identica a quello lì. Allora, siccome io, cioè, c'è una differenza di prezzo, sapete, cioè da 26 a 5 euro che costa, però a mio parere sono veramente tanto validi. Dicevo, scusatemi, è arrivato il corriere, mi ha portato una cosina che poi vi farò vedere. Dicevo, ultimamente è vero che spendo tantissimo per il make-up, cioè mi piace il make-up prodotti high cost, però ho trovato, come vi avevo già detto, prodotti validi anche nel low cost. E soprattutto con Makeup Revolution mi ha scioccata nel vero senso della parola, con i blush, con il contour, anche con una palettina che vi ho mostrato, anche con qualche gloss. Infatti ho acquistato di Makeup Revolution il dupe dell'Hollywood Flower Filter e ve lo mostrerò prima che mi finisce, visto che veramente soltanto un'altra volta riesco ad utilizzarlo, quello di Charlotte Tilbury. Vi voglio registrare il video con il dupe. Volevo prendere di Makeup Revolution, hanno fatto anche il fondotinta, il dupe del Luminous Silk. L'unica cosa che non so la colorazione tra F6 e F7, quindi se riesco a capire un po' la colorazione da prendere, lo prenderò, così facciamo un bel video dupe, perché so che vi interessa. Allora, vado a settare la base. Che cipria utilizzo? Vabbè, vado ad utilizzare questa qui di Erichioba, che la sto per declatterare, però ce l'ho veramente da troppo tempo. È sinceramente bella, sì, però non la cerco più di tanto, solo quando ce l'ho davanti, che magari ho sistemato un po' il carrello, scusatemi, il cassetto, e quindi esco tutto e me la trovo davanti, altrimenti, sinceramente. Perché è molto pigmentata, cioè è colorata, anche se non si direbbe. Quindi adesso che andiamo incontro all'estate, già adesso che sto utilizzando l'autoabbronzante, mi va a schiarire veramente tanto. Ma da qui a un paio di mesi, cioè veramente non la posso più utilizzare. Questa ce l'ho da più di un anno. È vero che le polveri è diverso un po' il concetto rispetto ai prodotti liquidi in crema, però tanto ormai il buco è stato fatto, quindi passo avanti, ho tanti altri prodotti da godermi. Allora, vado un po' a sfumare, riprendo di nuovo il pennello che ho delle 6, eccolo qua. Cioè, guardate com'è sbianca. Vado ad applicare anche un po' di blush in polvere, questo qui di Astra, colorazione numero 3. Che è un bel marroncino, più o meno stesso colore di quello di Rare Beauty, cioè l'odore, la profumazione che hanno questi blush di biscotto, amo, cioè per quello che costano, a me sinceramente piacciono, sono pigmentati al punto giusto, non fanno macchia, come vedete, cioè quello di Rare Beauty. È vero che non puzza, però sto vedendo che effettivamente, so che lo devo declatterare perché non ha più quella scrivenza che aveva all'inizio. L'avete notato? Cioè, quello lì all'inizio, cioè appena un puntino,
Cioè, veramente sembrava le guanciotti di Heidi, nonostante la colorazione marroncina. Heidi è più sul rossiccio rosato. Però adesso, cioè, per avere quel risultato, io sto andando con un blush in polvere. Che peccato. Che peccato. Io che compro veramente tanta roba. Ma come faccio a non acquistare prodotti? Cioè, è impossibile. Con tutto che la voglia. Diciamo i buoni propositi, no? Non voglio acquistare nulla almeno per un mese o 2 mesi. Non ha senso che ho un canale allora, comunque creando dei contenuti per voi. Cioè, è normalissimo acquistare. Vabbè, io direi che le guanciotte ce lo siamo fatte. Guardate cosa succede con quella cipria. Se vado a mettere il blush, cioè, come se non scrive assolutamente. Vabbè, dai. Devo sistemare, non vi preoccupate, lo so, ne ho messo veramente tanto, ma vedrete che tra qua 10 minuti, un quarto d'ora, già la situazione è più sotto controllo. Ho fissato già la base con questo fissante che poi non è un vero e proprio fissante, ma è una mist di Makeup Revolution della linea Superfruit. Mi piace un sacco perché oltre al profumo pazzesco che ha, cioè proprio che ti viene voglia di barlo, no? Anche no. Però guardate come lascia la base da questo finish glue che mi piace un sacco. Ora, prima di passare agli occhi, passo alle labbra, vado prima a contornarle con questa matita, cioè sapete io ormai uso sempre questa, di NYX della linea Line & Loud, colorazione numero 5. Cioè, guardate, io la amo questa matita, questo colore, un bel nude freddo. Sto applicando questo lip plumper di Banana Beauty che mi piace un sacco, è vero che pizzica, ma pizzica veramente tanto, però è bello, cioè guardate che colore, questo nude bellissimo. Questo rispetto a quello di Nabla, vi dico che effettivamente, almeno sulle mie labbra che sono già abbastanza carnose, fa qualcosina. Invece quello di Nabla più che altro pizzica soltanto, ma non vedo questo effetto plumping. Guardate le mie labbra dopo 5 minuti la situazione. Ha cambiato un po' colore il lip plump perché ho questo vizio di fare così, quindi poi si mischia matita con il lip gloss, che non si fa perché se si ingerisce un po' di lip plumper si rischia che la lingua va a fuoco, però ancora ad oggi non è successo, però ecco perché ha cambiato colore. Ora, passiamo a lui, il My Push Up Toy di Diego Della Palma, il primer del momento, primer ciglia del momento, particolare perché, oddio, scusatemi, è particolare perché non è il classico primer ciglia trasparente o bianco, ma è appunto di questa colorazione perché può essere utilizzato sia come primer che come mascara. Allora, come vi dicevo a inizio video, che io ormai lo sto testando da 48 ore, ormai quasi 72 ore e mi sono fatta più o meno un'impressione. Allora, come primer, se messo, bisogna fare molta attenzione come lo si applica perché sennò tende ad appiccicare le ciglia. Allora, io la prima volta che l'ho provato in combo con lui, gli ho detto: beh, già questo mascara tende ad appiccicare le ciglia, quindi sicuramente non vanno bene insieme. L'ho provato con quello di MAC, il MAC Stack, stessissima cosa. L'ho provato anche con il mascara che io amo di Neve Cosmetics e quello assolutamente non va a appiccicare le ciglia, ma il risultato è sempre quello. Però se si va ad applicare, ve lo faccio vedere. Allora tolgo innanzitutto l'eccesso facendo questi movimenti delicati. Allora, vi avvicino, così riuscite a vedere meglio. Allora, bisogna proprio accompagnare le ciglia, pettinandole proprio piano, piano, piano. Cioè, guardate quanto è bello questo blu. Quest'estate questo lo utilizzerò come mascara. Diciamo che adesso che siamo in inverno, ormai vabbè, inverno per modo di dire. Sta per entrare la primavera, però questo più che altro almeno per me è una colorazione più per l'estate, però. Allora, lui da descrizione consiglia una sola passata, però ho provato con una sola passata, ma non si vede assolutamente.
Come primer non ne parliamo, come mascara peggio ancora. Questo mascara viene anche definito come mascara curativo, ovvero utilizzato costantemente per 30 giorni dovrebbe andare a dare più lunghezza e volume alle ciglia. Sulla confezione c'era scritto l'11% in più di lunghezza e il 3% di volume. Ora, io lo voglio testare per 30 giorni utilizzandolo tutti i giorni e vedere un po' il risultato. In più favorisce anche la ricrescita delle ciglia, magari lo fa, perché visto che qui siamo un po' poverelle di ciglia, però... Allora, in molti dicono che una volta applicato il primer bisogna massimo aspettare 15 secondi e poi applicare il mascara. Allora, 15 secondi secondo me sono un po' pochini, più o meno un mezzo minuto, un 30 secondi, che appunto sono passati e vado direttamente con il mascara. Questo qui l'ho aperto proprio ieri, l'ho riacquistato, tolgo l'eccesso, purtroppo... Questo mascara, lo scovolino, veramente prileva troppo prodotto, e per quello che poi si rischia di fare grumi che si appiccicano. Cioè, guardate quanto prodotto dallo scovolino. Vabbè, allora vado anche qui delicatamente, vado proprio a solleticare, dai, diciamo così, le ciglia. Facendo così vi dico che non le vado ad appiccicare, anzi poi l'effetto è veramente bello. Quindi a me personalmente piace con le dovute accortezze. Se applicato in maniera un po' come si fa solitamente con i mascara, no, non mi piace. Vabbè, io per me è d'obbligo, lo sapete, sporcarmi con il mascara. Il blu vi dico che rimane, si intravede, penso che lo state guardando, soltanto all'attaccatura, ma è normale. Cioè, guardate già l'effetto delle ciglia, bellissimo. Cioè, guardate che spettacolo. Adesso vado dall'altra parte senza primer. Qui posso andare tranquillamente come faccio di solito col mascara. Allora, già di suo questo è un bel mascara nero intenso e guardate che volume dà, ma con il primer, cioè, guardate che differenza, e poi il nero è davvero super intenso. E quindi questa è la differenza, credo che si vede abbastanza, cioè le mie ciglia, scioccante, volume pazzesco. Dovrebbe anche, prometti anche di allungarle, ma io sinceramente non trovo tutta questa differenza. Sì, li allunga leggermente, ma non più di tanto, che magari mi fa dire wow, pazzesco. A differenza del volume, io cioè lo amo, cioè, veramente tanto, mi piace. Però, ripeto, bisogna applicarlo con molta attenzione, davvero, cioè proprio pettinarle piano le ciglia, coccolarle in poche parole. Però vale la pena, assolutamente sì. Poi il bello di questo primer, che può essere anche utilizzato come mascara colorato, questo blu elettrico, veramente bellissimo. Io come mascara blu quello di Makeup Revolution, ma non è così intenso, non è di questo blu come questo qui, quindi sono super contenta. Questa è una tipologia di prodotto che riacquisterò sicuramente, perché veramente è bello. E nulla, e siamo giunti a fine video. Anche oggi look molto easy, semplice. Ormai ultimamente faccio look soltanto easy, ma presto vedrete un bel makeup, trucco occhi strong, quindi preparati. Però, che dire, ve lo consiglio questo primer? Assolutamente sì, se non avete di base delle buone ciglia, perché questo effettivamente fa, però con delle piccole accortezze, come vi dicevo, non bisogna avere fretta di applicarlo, bisogna proprio pettinarle piano, accarezzare le ciglia, perché altrimenti tende ad appiccicarle e l'effetto, a prescindere dal mascara, è veramente orrendo. 28,90 € ci sta, perché calcolando il mascara 28,90 € comunque questo è un mascara. Dico della Palma, su vari siti comunque è scontabile, su Douglas questo qui è scontabile al momento,
c'è il 20%, ma sicuramente nel fine settimana, se vi interessa Douglas, di solito il fine settimana tende comunque a mettere sconti tipo 25-30%, quindi vi conviene prenderlo sperando che riuscite ancora a trovarlo. Pinali è sold out, lo trovate mi sa su Idea Bellezza, anche lì mi sa che è scontato a 25-26 euro, però io ve lo consiglio. Poi soprattutto se vi piace osare con i mascara colorato, questo, soprattutto blu elettrico, questo veramente è un bel blu. Lo stick di Diego Della Palma, questo qui assolutamente non ve lo consiglio, ecco, non trovavo già più il tappino. Allora, se devo parlare come formula, sì, ve lo consiglio, però quantità prezzo no, è tantissimo. Vi ho fatto il paragone con Charlotte Tilbury, siamo Charlotte Tilbury intorno ai 50 euro, ma abbiamo 21 grammi, qui abbiamo 4 grammi 25 euro, 26 euro, è veramente tanto, cioè neanche Dior fa un no, assolutamente è una cosa che non riacquisterò più. E nulla, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo primer barra mascara, se l'avete acquistato, voglio sapere un po' le vostre opinioni. Vi mando un bacione come sempre e alla prossima. Ciao!